È un dramma, una carneficina. Diciamo che la mia regione è comunque quella meno colpita, anche se proprio ieri c'è stato un pesante bombardamento a Yavoriv, che è molto vicino a dove ho casa io. La stiamo vivendo male, stiamo resistendo. È il 19° giorno di guerra totale contro l'Ucraina, ma il popolo resiste ed è questa la cosa più importante. Putin è un criminale di guerra e bisogna condannarlo, bisogna inasprire le sanzioni, bisogna aiutare in tutti i modi l'Ucraina a sopravvivere a questo attacco micidiale, infernale. E i miei familiari mi raccontano della situazione drammatica dei nostri soldati che combattono al fronte, di un paese che nonostante questo attacco vigliacco avvenuto il 24 febbraio, continua a combattere, non c'è nessuna voglia di resa, ma soltanto di vincere questo conflitto. Il popolo ucraino dal 91 sta combattendo per vivere in maniera più democratica, più aperta, per avere una società libera. Il popolo ucraino merita di essere occidentale e lo ha dimostrato in questi 30 anni dell'esistenza dello Stato ucraino indipendente.